questo nuovo video. Oggi ho proprio voglia di portarvi in un video vlog like the old times. In questo ultimo periodo sono stata molto molto impegnata. Vi avevo accennato qualche mese fa riguardo a un corso che volevo fare, un corso di formazione, ed ero un po' indecisa se farlo, perché costava, eccetera. Quindi alla fine l'ho fatto ed è stata un'esperienza fantastica che mi ha veramente fatta crescere dentro, mi ha dato tantissimi spunti e tantissime idee, tantissimi progetti per questo nuovo anno che non vedo l'ora veramente di raccontarvi. Questo però mi ha portato un pochino lontana da YouTube, dalla condivisione eccetera, perché veramente non ho avuto tempo di vivere. Sono stati 4 weekend, 3 giorni, 8 ore al giorno, full. Arrivavo a casa distrutta, anche durante la settimana dovevo riprendermi, e infatti è da praticamente 2 mesi che non ho una routine di allenamento, perché alla fine del weekend arrivavo appunto morta, mi prendevo 2-3 giorni di pausa per riprendermi e dopo o dovevo andare in campagna o in realtà dovevamo andare a Budapest, ma non siamo andati perché la piccolina è stata male, quindi doveva essere un weekend anche quello di riposo, ma non lo è stato. Insomma, posso veramente dire che sono 2 mesi che non mi fermo un attimo. Però siamo arrivati alla fine, questa è la settimana prima di Natale, stiamo facendo un po' a mente locale e in teoria questi sono 3 giorni prima poi di ricominciare i tumulti delle vacanze eccetera. Quindi ho pensato, dopo questa breve lunga intro, di portarvi con me in un vlog di questa mia giornata. Aia! Oh, che tu fai, mordi? Che fai, mordi? In questa mia giornata. E è l'ora di pranzo e vi voglio raccontare quello che sto per preparare. Allora, siamo stati al mercato, grandissima novità, un paio di settimane fa e abbiamo preso una cassetta di zucchine devastata. Cioè, ce l'hanno proprio venduta a 1 euro dicendo, ma se proprio la volete. Però siccome noi siamo anche un po' savior, cioè non ci piace buttare la roba soltanto perché appare brutta, quelle zucchine avevano magari la punta un po' marcia, però dentro o comunque la maggior parte della zucchina non era andata male e si vedeva, si sentiva, e quindi le abbiamo prese. Poi 1 euro, ragazzi, che fai, butti, non si butta nulla. Le abbiamo subito lavate, pulite, le ho fatte bollite in pentola a pressione questi 10 minuti e poi ho frullato il tutto e ho ottenuto questa crema di zucchine. Con questa crema di zucchine poi l'ho messa in dei barattoli. Ora state vedendo delle clip che ho fatto col telefono, mi dispiace, sono anche un periodo un po' anti-vlog, anti-fotocamera, ma ora sono abbastanza, non so, questo eccitamento da dove viene in questi giorni, proprio veramente. Comunque, e nulla, quindi l'ho presa e messa da parte. Abbiamo fatto 4 barattoli, ragazzi, è la cosa più buona che io ho mai fatto, cioè sinceramente è buonissima. Quindi cosa facciamo, o meglio, cosa ho fatto questa mattina? Ne ho scongelato uno, l'ho tirato fuori 10 minuti fa perché vabbè, quindi ora lo scongelo sotto l'acqua calda e la riscaldo. Praticamente poi lo metto, anche abbastanza congelato, non è un problema, lo metto sul fuoco in una pentola a fuoco basso, lasciando che si sciolga per bene, o comunque se l'ho tirato fuori in tempo è già sciolto. Aggiungo, questo è del brodo granulare di coro senza sale aggiunto, cioè praticamente l'ariosto di verdure, però senza sale aggiunto, vedete il sale è pochissimo. Aggiungo anche un pochino di questo, sempre per dargli molto più gusto, che è aglio e prezzemolo secco preso preso a Valencia, questo è tutto l'aglio granulare sotto, e per dargli un pochino di spice posso prendere qua delle spezie, della paprika, insomma. Come base la zucchina è molto dolce, quindi qualunque gusto, sapore, erba aromatica che va per rafforzare il gusto è messa bene. Insomma, buttate tutto dentro, qualcosa verrà di buono. Quindi, i funghi champignon io li amo, cioè veramente io li amo crudi nell'insalata conditi con l'olio, ma so che a molti non piacciono. In questa occasione li faccio in friggitrice ad aria. Io ho questa della VP Cook, che è questa marca di Amazon,
Allora, in realtà non è che sappia benissimo usarla, nel senso ci sono le varie opzioni qua, ma io la metto sempre in manuale perché, vabbè, nel senso, decido io. Solitamente 180 gradi, un quarto d'ora, però ogni tanto controllo e per controllare basta aprire, vedere un po' come va e basta. Quindi funghi per la parte croccantina e nella parte croccantina anche il tofu. Quando faccio una pasta cremosa mi piace tantissimo abbinare qualcosa di croccante sopra. Tempo fa ho inventato la mia Pink Cream Vegan Cream. No, Pink Dream Vegan Cream, che è una pasta alla salsa rosa fatta con barbabietola, precotta e tofu. Ed è strepitosa. L'ho rifatta recentemente con i funghi perché secondo me sono gusti terra e barbabietola e funghi, zucchine e funghi stanno una meraviglia. E con poi il tofu cotto in friggitrice ad aria sopra che dava un pochino di croccante. Ragazzi, strepitoso. E oggi voglio fare una cosa simile, soltanto che con la crema di zucchine. Come tofu, oggi utilizzo questo qua, che è il tofu affumicato di Coro. Però uno dei miei preferiti, che purtroppo è finito e mi sarebbe piaciuto tantissimo utilizzarlo, ma non c'è, è il tofu alle mandorle. Ragazzi, se riuscite a metterci sopra le mani, non ve ne pentirete. Quello che faccio è prenderlo, lavarlo, sciacquarlo. Io sciacquo sempre tutte le cose che sono un po' in salamoia. Lo taglio a cubetti e poi lo brutto in friggitrice ad aria. Anche questo temperatura e minuti a occhio. Da vera chef a occhio. Ma quanto è carina questa pasta. Sono i radiatori. Tofu in friggitrice. Voilà. Dopo aver guardato tutto Friends, abbiamo iniziato Squid Game. Abbiamo provato a guardarlo in coreano, con i sottotitoli in italiano, però caffettino sul puff. Finito di mangiare e messo in pausa Squid Game, non è stata proprio facilissima perché effettivamente dopo un po' prende. Ora sto andando in palestra. Come avevo accennato, è praticamente 2 mesi che non riesco ad allenarmi secondo il mio programma con i miei allenamenti, ma essendo sempre troppo stanca e facendo tanta pratica durante i weekend di formazione, che è una particolarità di questo corso, c'è stata tantissima pratica e pochissima teoria, se non quest'ultimo weekend. Infatti oggi è lunedì e sono bella carica perché non ci siamo mossi troppo. Comunque, e avendo avuto tutto questo, non sono riuscita a mantenere il mio programma solito. E quindi oggi è come se tornassi ad allenarmi un po' per la prima volta da 2 mesi, quindi oggi è il primo giorno del mio programma, che vabbè non è il solito, il primo giorno di allenamenti, ritorno in palestra. Torno in palestra, stacco un allenamento gambe, ho fatto 3 esercizi fondamentali che sono squat e stacco, per me gambe semitese, e il thrust io lo faccio quando ho 0 sbatti, tipo oggi, al leg curl. E quindi tutti esercizi dove le gambe hanno lavorato insieme, che io separo rispetto agli esercizi o ai giorni in cui alleno gambe separatamente, cioè affondi, split squat, eccetera.
Adesso sono venuta un pochino a tappeto per fare una sorta di workout addominali, misto stretching, misto relax, perché voglio iniziare e ricominciare, ma non esagerando. Già condensare questi tre esercizi fondamentali in un unico allenamento non è il massimo, però funziona molto bene in base al mio stile di allenamento e come mi piace allenarmi a me. Quindi dedicare sì tempo a pesi e costruire una solida base, però anche e soprattutto avere il tempo negli altri allenamenti da dedicare a esercizi a corpo libero e migliorare in delle tecniche di movimento e allenamento. Quindi ora sono qui a tappeto e faccio un pochino di movimento, così, relax, stretching. Mi sto portando a casa la spaccata, ragazzi, anzi ora ve la faccio vedere. In the view when it look right, and oh, it's the good life, whipping the soup when I cook like, look left, look right, yeah, come with a hook right, hook right, hook right, hook right, make all the mind them look twice, I'm well, stood high, but I've been in the field like Shug Knight, and they know. Niente. Ho visto che fuori comincia a piovere e io me ne vado a casa, altro che addominali. Ho fatto poi straccita. Merenda un po' noiosetta, ma non per questo non gustosa, con yogurt di soia e questi fiocchi di farro che sono buonissimi. Cioè, li chiamavi fiocchi di mais? No. No, Kellogg's. In realtà è Kellogg, però. Kellogg, giusto. Sono come i fantomatici Kellogg, a dire di Jimmy, cioè i fiocchi di mais, però questi di farro, molto più gustosi. E senza zucchero anche. Cena di questa sera in the making, ho preso del macinato, l'ho tutto speziato e ho formato dei mini burger essenzialmente. Qui sta cuocendo tutto, qui invece hanno appena finito le melanzane cotte in friggitrice ad aria, le taglio a cubetti e le butto dentro, facilissimo. Io gli darei ancora qualche minutino. 2 minuti, ok, e mentre qui in forno sta cuocendo il dolcetto, cioè la zucca. Questa ha del potenziale per essere castagnosa, la sto trovando molto molto buona all'esse lunga. E proprio per quanto riguarda la zucca, sono molto contenta perché nell'ultimo anno mi sono un po' disintossicata, finalmente riesco a mangiarla senza che mi gonfi esageratamente, anzi non mi gonfia per nulla. C'è stato invece un periodo un paio di anni fa in cui ne mangiavo talmente tanta che ero sempre perennemente gonfia e stavo male per quanto ne mangiavo, quindi ora mi sono ridimensionata e riesco a limitarmi. Yeah, equilibrio, yuppidoo! Ho dovuto imparare e quindi ora la mangio senza che mi dia problemi, perché il gonfiore ok, però era proprio acidità anche di stomaco, cioè stavo proprio male, però non riuscivo a farne a meno. Cerca di sopravvivere, unisciti ai più forti, non hai altra scelta. Versione gourmet. Mi chiedete spesso quanto impiega, che temperature. Allora, diciamo che io la butto dentro massimo, no, tipo 200 gradi, così non si brucia, ed è pronta quando è abbastanza dorata, ma soprattutto con la forchetta si passa attraverso. Cioè, è molto semplice in realtà da capire. Pronta. E adesso, dolcetto time. Comincia il sorteggio per il prossimo round. Squadra 4. Siamo bellissime, vero? Un bacino.
Da un bacino. Ciao a tutti. Ciao. Dai, la morte del vecchietto mi devi far vedere. No, io non la voglio vedere, Jim, è troppo triste, io piango. Guarda. Dai, è scaduto il tempo. No. No, fammi vedere.